Fortnite competitivo è difficile, molto difficile, e per rendere il tutto ancora più impossibile oggi potrò usare solo armi mitiche in competitiva. Saluto le leggende che sono il codice Callari. E lo so cosa stai pensando in questo momento: ma Callari, le armi mitiche sono tipo le più forti del mondo, come può essere questa una challenge? Beh, è una challenge perché, come potrai notare, sono elite in ranked, quindi sto giocando contro i migliori player di tutta Europa. Dunque, utilizzare solo armi mitiche, soprattutto quando il boss è fortissimo, tipo Zeus, che c'è un sacco di gente che ti viene da dietro, ti spacca, ti ammazza, rende la challenge un po' più complicata. E potete capire che il Po è molto ironico, perché la rende molto, molto più difficile. Però ho un'idea per renderla leggermente più semplice. Prima proviamo così, poi attueremo il mio piano malefico. Per adesso nessuno è sceso al Monte Olimpo. Davvero? Nessuno è sceso al Monte Olimpo in competitiva? Cosa? Ok, va bene. Se fossi un giocatore competitivo che gioca sempre, scenderei sempre al Monte Olimpo, visto che c'è uno dei medaglioni. I medaglioni sono tipo strami coppi. E infatti c'è qualcuno che è sceso, giusto? Qualcuno è sceso in realtà? No, okay, no, non è sceso nessuno. Benissimo. Ok, sconfiggi Zeus. Viola ci ha summonato Zeus. Sfondiamolo. Muori. Vai, ammazzalo. Che cosa fai con l'impulso? Devi ammazzare Zeus, non me. Adesso fa tutta la seminazione da Zeus. Muori. Fai il suo grido super. Ok, questa è la cosa più strana, che ogni volta mi muoio dalle risate, ragazzi. Come può Zeus, il dio del turno, fare quella risata da spastico? Morto. No, no, tu adesso mi dai il DMR. Ok, si crede divertente, ragazzi, si crede divertente. Lo sapete perché? Perché non ha il microfono adesso, quindi non posso sentire che sta ridacchiando. Mi dai la mia mitica? È il punto della challenge, mi dai la mia mitica? Ti do una banana se vuoi per la mia mitica. Poi qualcuno a quanto pare si è voluta sentire simpatica nella scorsa partita e si è piazzata però bronzo. Ok. Mi basta come vendetta. Ovviamente qua il dominio dell'acqua conta come mitica, quindi possiamo utilizzarlo senza problemi. No, c'è gente. Lionel Messi, che palle. Io lo so benissimo che non succederà mai più la fortuna della scorsa partita di incontrare una cavolo di lobby vuota allo start. Terra 1. Perfetto, me l'ha ammazzato anche. Godo. Oh! Vabbè, vaffanculo. Ogni partita è sempre, sempre peggio. Adesso abbiamo con una pistola verde. E ovviamente c'è gente, ragazzi. Ovviamente c'è gente. E in più dove sta? Ah, che sta ancora arrivando. Vabbè, tanto, ragazzi, sappiamo tutti quanti che o c'è o non c'è. Giusto la comparsa faccio trovare le persone bot. Fucile a pompa leggendario. Non posso vedere. No, vabbè, con quanta vita. Teletrasporto di nuovo sulla cassa importante. Ok, ragazzi, ok. Vai, muori, Zeus. Sono letteralmente il go. Teletrasporto! Di nuovo al Monte Olimpo, ma questa volta avrai notato che sono in zero build, perché sì, è veramente impossibile giocare una partita solo armi mitiche in solo versus duo contro le persone elite. Cioè, veramente, non credo che nemmeno Buga ci riuscirebbe. Ma forse Buga ci riuscirebbe, però il fatto che non sono un Buga, sono uno youtuber di Fortnite che usa pesce secco. Quindi in zero build avremo qualche possibilità in più, perché i player sono un po' più easy. Diciamo che non sono proprio scarsissimi, però un po' più easy. Me lo sono fatto davvero scappare, stavo parlando, vedete, ragazzi. Mai sotto la terra degli avversari, perché può anche darsi che mo ci capita il player elite di zero build. Quindi stiamoci molto, molto attenti. Stiamoci molto attenti anche alla ladra di mitiche, che sta qua. Oh, devo dire, però è anche più facile battere il boss in zero build, perché non ci sta... ci sta l'over shield che ti fa ammazzare facile il boss. Ma comunque siamo in competitiva, comunque non sarà facile. No! No! È finito! È finita! Allora, ragazzi, il video finisce qua. Quando Village non avrà la Switch, ma avrà un computer, potrà registrare il suo gameplay. Però al momento cercheremo di rubargli il DMR. Questa è la nostra sfida. Come facciamo a rubarle la mitica? E poi come fai a farti eliminare off spawn ogni volta, ma riuscire a fregare il DMR nella maniera più veloce del mondo ogni volta? Adesso perché stai facendo le missioni? Sì, hit the grid. Oh, gente.
Oh, mamma mia, faceva schifo. Anche se ora che ci penso, perché bestemmiare col DMR quando posso, con la mia super velocità medaglionica, andare a prendere l'assalto? Cioè, non mi raggiungerà mai in tempo. No, come hai trovato la motocicletta? Come hai fatto a trovare... Ok, mi ha sicuramente raggiunto in tempo. Dobbiamo almeno riuscire a non fargli prendere il nuovo assalto. Ok, no, si è arresa, siamo andati in safe. Ok, perfetto ragazzi, molto meglio, molto meglio. Morto, grazie. Adesso abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ovvero una sola arma mitica e un sacco di prede. 42 per l'esattezza. Nel frattempo 44, riusciamo a lasciare 4000 like al video. So che fatti vedere, ragazzi, dai ragazzi, ce la facciamo. Ma adesso andiamo a sfondare i nostri avversari con solo armi mitiche in competitiva. Ok, non so se l'ha fatta apposta, però... Adesso anche il DMR godo. Mega godo. Bellissimo, 73 in volo. Bello. Ma vuole smettere di correre sto qua? Oh, morto. Morto più morto. Ah! Ok, addirittura l'ho pure picconata questo capo, umiliato. Ma c'è Poseidone, cosa ci fa qua? Muori. Morirà di tempesta. Oh! Vuole morire! Oh, morto. Grazie. Ottimo, 7 kill solo mitica in competitiva. Si va. È stato difficile ottenerle, ma finalmente siamo infermabili. Bellissimo sto 74. Mamma mia, insano. Però faccio... in volo li prendo, ovviamente. Oh, che meno male l'ha ammazzato di lui. Se mi fregavano la kill così, ragazzi, avrei bestemmiato. 81. Boom. Morto. C'è anche il dominio della terra, bellissimo. Questo ovviamente conta come mitica. Se litto così voglio 10 miliardi di like come minimo. Oh. Aiuto. Mamma mia. Aiuto. Un medico. Ce l'ho. Aiuto. Ci siamo circondati. Perché non saranno fortissimi. Però non dobbiamo sottovalutare le persone in rank. Abbiamo visto cosa sono state capaci di fare. E poi fanno questo res qua. Geniale. Tipo, ok. Anche ai ranghi più bassi la mira delle persone in rank è assurda. Grande. Vabbè, poi ha preso una caduta. Muori. Boom, morto. 12. No, non riusciamo a fare la 20 bombe. Non riusciamo a droppare la 20 bombe. Nel frattempo, Village ha trovato il medaglione di Cerbero. Fico. Come da pushare invece quello di Ade. Così avremo tutti e quattro i medaglioni. Lama. Nel frattempo, squalo questo lama alla mente. Come ha fatto a vedere sto lama? Assurdo. Che bellissimo. Sott'acqua. Un lama sott'acqua. La prima volta che lo vedo. Sensazionale. Oh, c'è gente. Cosa vuole? Che c'è? Questa gentilezza qua? Darmi addirittura il medaglione? No, ragazzi, è successo qualcosa. Secondo me qualcuno sta giocando al posto di Village. Non è possibile. Non è possibile. Vabbè, non facciamoci domande. Ringraziamo per questo medaglione. Prendiamo il rift. Velocissimi. Andiamo a pushare quello col medaglione di Ade. Dove sta? Ah, eccoli. Mamma mia, sfondato. Erano come due lampioni là, come due lambacioni. Bello. E sapete cosa, ragazzi? Ve lo dico adesso, lo dico, qui lo dico, qui lo faccio. Questa partita mi è piaciuta, però abbiamo utilizzato solo due armi mitiche, non tutte e quattro. Quindi dopo di questo ci andiamo a fare un'altra dove utilizziamo solo le altre due, ovvero il pompa di Cerbero e la mitraglietta di Ade. La mitraglietta l'abbiamo trovata qua, però chi se ne frega, dobbiamo fare le kill. Nel frattempo io ho tutti e quattro medaglioni, sono invincibile, infermabile, anche perché la prossima sarà un po' più difficile, visto che adesso troviamo il rango, tutte le cose così. Adesso invece eravamo a bronzo, questo è pure fermo, insomma, dai. Mi ha fatto più danno il bot questo qua che le persone normali, quindi ci sta farlo un altro. Seconda partita, let's go, siamo carichi ragazzi, dobbiamo utilizzare solamente il pompa di Cerbero e la mitraglietta di Ade. Let's go. Boh, prima kill, let's go. Che cavolo sta, lo sento spaccare.
No, teletrasporto su questa cassa. Non so come è successo, ma è successo che ci hanno eliminato pure in zero build. No, wow, assurdo. Ma come si dice, la prima dei bambini, ragazzi, la prima dei bambini. Andiamo a prenderla questa qua. Muori Mida, grazie, perfetto. No. Oh, vieni qua. Grazie. Cioè, il pompa epico. Stinfame. E qualcuno aveva pure attivato Cerbero. Bellissimo. Vabbè, questo è il momento più difficile, perché qualcuno potrebbe pusharci da un momento all'altro. Però a quanto pare alle persone non piace letteralmente il medaglione, la mitica più forte del gioco. No, la mitica è l'assalto, però questo bomba è comunque fortissimo. Dunque, l'abbiamo ottenuto senza sforzo. Adesso andiamo a prendere di prepotenza la mitraglietta di Ade. Ok, ci sta un bottazzo qua. No, perché sto bombo già solo 3 colpi? Vabbè, si attaccano col potere di fuoco, dai, dai, dai. Ok, dai. Sicuramente farà tanto. Per fortuna noi possiamo utilizzarla comunque. Perché comunque è una mitica. Quindi, godo. Oh, ma che veramente? Il porco del cavolo. Ma che cazzo di bot? È morto anche Ade, per fortuna. È stato letteralmente difficilissimo. Vediamo sto schifo di potere del fuoco. Veramente, veramente deludente. Nemmeno contro i bot è buono. Adesso possiamo finalmente andare a completare questa challenge. Vieni qua. Boom. Vabbè, c'è, anche la mitraglietta adesso. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Fa schifo questa mitraglietta. Però almeno è di aiuto al pompa a 3 colpi. Dai, devo fare altre 15 kill. Altre 13 kill. Tutto quanto devo fare. Tutto quanto io devo fare. Eccola qua. Non ci voglio credere che è veramente scappato. Oddio. Boh, morto. Oh, morto. E guarda quello là, si è fatto il bunker, si è fatto. Guarda. Oh, 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 oh. Oh, morto, grazie. Devo dire però una cosa, la mira di sti pipponi sono bot da zero build, però non è male la mira. La mira non è per niente inguaiata. Muori. Oh, grazie, ottimo. Aveva anche la medaglia di Zeus, let's go. E se va allora? Inventario quasi full mitico. Quasi full mitico in competitiva con 10 kill. Let's go, let's go, let's go. Ok, prende la jump col potere dell'aria, è insano. Oh, ah, oh, ah, ah, oh, ah, 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 oh, ah. Oh, ah. Aiuto. Non possiamo fare nemmeno l'inventario a full mitico, perché quel deficiente di aria non è sperimentato da nessuno. Comunque, vedete, quei cecchini sono insani in questa modalità. E siamo solamente a bronzo. Cioè, a argento, quasi a oro. Però vabbè, comunque non siamo altissimissimi. Dove sono questi ultimi due? Oh. Eccolo qua, finalmente. Ma è il tipo che mi ha squagliato. Oddio, che gotte, è ancora in vita. Dove sono? Oh. Tutto pure letteralmente con qualsiasi arma avevo in mano. Ok, perfetto. E manca il tipo che mi ha squagliato. Sarebbe veramente, veramente ironico se mi ammazzava adesso. Muori, let's go! Doppia vittoria in competitiva, solo mitiche. Iscriviti, ciao. E siamo sotto il 104%.